tempo ci ammazzano, guarda, ci stava ammazzando questo. Mandatelo a fanculo da parte mia. Ah, non leggo più un cazzo, c'ho il sole contro. La gente ci guarda malissimo. Cioè, cos'hanno da guardare? Non hanno mai visto un telefono. Siccome mi piace, aspetta, mi piace la schermata e sono un egocentrico di merda, mi faccio la settima. Raga, ma che cazzo stanno facendo? Raga, che cazzo è sta roba? Fanno flash mob davanti allo specchio, alla vetrina. A me flash mob, balla. Sì, vabbè. Ma che cazzo? Ecco, questa è Milano. Trovate qualunque cosa. Si trova di tutto. Ecco, ragazzi, vi faccio vedere un luogo bellissimo. Un mausoleo. Vedete questa? Vedete questa via? Qui abbiamo fatto il prank con i The Show, escile per l'Italia. I The Show erano seduti su queste scale a riprendere con la telecamera e noi eravamo dove c'è quell'incrocio con il Murales, quindi noi uscivamo da lì e nella via che vedete dritto verso di voi, sì, l'aria, con le sì, macchine sì, nere, c'era la porta con la palla davanti e i passanti tiravano la palla in porta e poi noi tifosi uscivamo. Questo e è facevamo un... ci buttavamo sulle vittime. Per noi discepoli è un mausoleo. Se hai visto il video Escile per l'Italia, vai a vederlo sui canali The Show, ci siamo io e lui. Che ogni volta che passiamo... Io sono quello con la bandiera in mano, quindi mi riconosci. Sì. Ogni volta che passiamo, ringraziamo. Li conosci The Show? Sì, sì, quasi tutti li conosco. Cioè, qua dentro. Cosa stavo dicendo? Ah, e sì, parte del vlog l'hanno fatto su questo ponte. La mattina quando si sono incontrati, e c'era Para, Claudio e i The Show, erano qua. La prima parte del vlog inizia qua. C'è la prima parte del backstage. Sì, sì, Alessandro Mago e Para. L'umile Para. L'umile. Anzi, l'umile basta. L'umile. Il sempre umile. Sai cosa sarebbe bello? Li conosco ma non li seguo, male, molto male. Beccare in giro Mario e gli dico: ma tu sei Mario merda? E lui dirà: porca puttana, adesso perché fai The Show mi chiamano merda. Minchia Mario merda. Ah, ecco, guarda, là abita, in quel palazzo là, abita il faraone, il Sharawi. Ah, ma se io faccio così sono un genio però. Ma che roba, sembra che c'ho la maschera. Ma che roba, fanno il bagno... Ah, devi venire in costume, quel tizio ti ha rubato l'idea. Cos'è? Piscina pubblica. Siamo andati al Red Bull Food Tag, ci siamo presi una lavata dalla Madonna. Però è stato bello. Abbiamo fatto il vlog. Un vlog sull'evento e un vlog di noi che facciamo cazzo, cioè, che andiamo così a casa. È arancione? Cazzo, ci stirano, sono pronti a stirarci, aiuto! No, niente, siamo salvi. No, Benjamin, no. No, Alessandra, ti ho stimato fino adesso tutto il tempo della live, però Benjamin, no. Cioè, un colpo al cuore, piace veramente. Per Benjamin? Non lo so, ha chiesto solo Benjamin. Se ti piacciono... Si può ancora salvare. No, se ti piace ti invito a uscire dalla live in questo momento. No, dai, ma parliamo seriamente, cioè nel senso, mille ma, post CD di Pro Concerto. Ma tipo la canzone del lunedì, ma che cazzo di canzone è? C'è una profondità pari a zero. Parliamo seriamente, ma la canzone è quella lì, lunedì, il testo, lunedì, odio, lunedì, è tutta così uguale. Cioè il testo, uguale. Chiamarlo testo è un complimento. Lunedì non mi piace, vabbè. Considerando che ne hanno fatte tre, siamo già al 3% del lavoro. No, vabbè. No, ma fatto... secondo me le altre canzoni sono simili. No, ma hanno fatto tipo l'album. L'abbiamo visto prima al Mondadori, c'era l'album. E i ragazzi l'hanno preso, volevano bruciarlo. Il classe ha sciacquato le mani dopo averlo toccato.
che ore sono intanto? Porca troia! Sono le 8! Vaffanculo, è tardissimo! No raga, è tardissimo, cioè se non arriva il treno adesso Avenge Fede vuoi dirgli tutto, però sono bellissimi. Cioè, per esempio Neck. Se dobbiamo parlare di bellezza, voglio dire. Questo treno qua dietro va a Parigi. Direi che non è il caso.